Salve a tutti amici, sono Mr. Delleric, ben ritrovati qui sul mio canale, ben ritrovati in una nuova puntata di Civilization 6. Siamo alle prese, ragazzi, con una conversione di quelle pesanti, pesantissime. Allora, andiamo a passare il turno, che era quello che ci serviva la volta precedente. Allora, io sono molto contento, tra l'altro, che l'arrivo sul canale di XCOM 2 sia piaciuto a molti di voi. Devo dire che mi sta dando molta soddisfazione, vi ringrazio. Allora, diffondiamo la religione, finalmente l'erbalismo è arrivato anche a Luxor, adesso questo lo possiamo spostare. E io andrei proprio, magari in questa città qua. Dunque, ci sono delle cose che io potrei fare, visto che il mio scopo adesso è convertire tutti quanti. Potrei prendere... Allora, io devo capire meglio il funzionamento anche dell'apostolo, cioè che cosa vuol dire lanciare un'inquisizione, che cosa vuol dire... Cioè, ci sono tante azioni che devo ancora un po' sperimentare. Sì, però siccome non voglio fare troppi danni, facciamo un altro missionario e poi con i soldi che abbiamo, vediamo un po'. No, non ci possiamo permettere un cazzo, perché costa veramente tanto. Va bene, allora niente, passiamo. Dov'è che abbiamo... carenza di abitazioni, è ovvio. Potremmo fare anche dei lavoratori qui da qualche parte, ma magari lo facciamo dopo aver fatto la cavalleria. Avevo fatto la cavalleria, non me lo ricordavo questa cosa. Ah sì, dai, che avevo messo sulla cavalleria, cioè c'ho ragione, non me lo ricordavo proprio. Ok, allora andiamo avanti. Ok, avamposto barbarico. Ok, va bene. Non tutti quelli che vagabondano si sono perduti. Ok, ricerca completata, quella della cartografia. D'altronde stavamo un po' avanzando, perché siamo un po' indietro qua, eh. Mi piacerebbe andare avanti. Uccidi un'unità con un soldato con moschetto, cosa che intendo fare immediatamente, perché voglio far progredire questa. E adesso questa unità qua la uccideremo quanto prima. Allora, qua ci facciamo una bella fattoria. I nostri nuovi missionari li mandiamo a Mosca, perché tanto comunque il rapporto con questa fazione si è ormai andato deteriorando, per cui amen. I barbari li abbiamo visto, hanno fatto una meraviglia, va bene, non importa, servono più abitazioni anche a Tebe. Attualmente non ne abbiamo, vabbè, lo stesso. Allora, attende ordini anche questa. Diffondiamo la religione, vediamo di diventare il principale. Allora, sì, per il commercio, ragazzi, io punto sempre alla stessa città, perché è quella che ci dà comunque sempre più benefici. Quindi grazie Congo per questa cosa. Tra l'altro loro hanno Edgar Allan Poe. È saltato fuori Edgar Allan Poe. Va bene, d'accordo. Io dovrei, fra poco, fra sei turni, insomma, cambieremo anche politica, perché ho delle ci sono delle differenze, insomma, che devo... Allora, qui proseguiamo, credo che non abbiamo finito, infatti, qua con i moschettieri. Andiamo avanti e vediamo se riusciamo a stendere questi barbari. Scegliamo una nuova produzione, e io direi proprio il tempio. Andiamo a sviluppare ulteriormente la nostra fede. Sarebbe utile. Allora, vediamo un attimo. No, qua ci sono già nuovi cittadini, ma le case... (Clears throat)
9 abitazioni per 10 cittadini. No, ce n'è già una in più perché abbiamo costruito per l'appunto questa fattoria. Allora aumentiamo la produzione costruendo una segheria, per esempio, qui. Nel prossimo turno, magari. Direi che va bene. Ora questi come si muovono rapidi col fatto che ci sono le strade. Qua stanno convertendo con l'Islam. Non credo, spero non ce la facciano. No! Mi stanno attaccando. Maledetti. Hanno già l'inquisitore questi. Cioè, o meglio, non è che ce l'abbiano già. Hanno l'inquisitore. Ok, qua gli spariamo. Cioè, c'è un cazzo da dire. Ok, è stato proprio un colpo in faccia. Impulso, molto bene. Allora, qua come sempre la solita rotta. Spostiamoci. Direi che è il caso di spostarci. E a questo punto mi conviene davvero creare un apostolo. Spendiamo parecchio di più, ma dobbiamo combattere questi cristiani, questi pagani, li posso chiamare, cazzo, pagani? Sì, che posso. Anche qua servirebbero più abitazioni. Abbiamo una nuova base commerciale creata, molto bene. Allora, il colosso sarebbe una bella cosa da poter fare, anche se gli ammiragli veramente non li sto cagando. Questo sarebbe più 4 alla fede. Devi aver fondato una religione. Tempio Logosando per richiesta, vabbè. Fornisce 2 apostoli. Deve essere costruito in un bosco adiacente a un distretto luogo sacro. E io questo ce l'ho. Allora, la prima cosa che però vorrei costruire è un costruttore, possibilmente. E vediamo che cos'è che si può fare, perché qua in realtà abbiamo questa risorsa bonus che non stiamo sfruttando, abbiamo anche queste pecore che non stiamo sfruttando, ci sono diverse cose insomma che potremmo fare. Un'altra produzione. Allora, qui non abbiamo per esempio né snodo commerciale e neanche un luogo santo, per cui sarebbe l'ideale farlo. Allora, qui che abbiamo un bonus di più 2 e abbiamo solo questo discorso qua del cibo, direi che è la cosa migliore. Ok, perfetto, richiederà un po' di turni, ma chi cazzo se ne frega, 27 turni e turno successivo. Allora, qual è l'unità che sta attendendo ordini adesso? Ok, è questa. E io comincio subito, sai, Mosca, a convertire, a mettere la mia religione. Iniziamo a spostare gli apostoli. No, non si spostano, non capisco il perché. Ma io non vedo più le loro unità qua. A questo punto mi sento un po' spavaldo. Proviamo a muoverci. Ma perché non si stanno muovendo? Boh, vabbè, non importa. Ok, Mosca non è molto soddisfatta del... No, Mosca, scusatemi, il Brasile non è molto soddisfatto. Potrei andarci in guerra. Che cazzo è stato? Allora, c'è un'unità che può aumentare di grado. E non ho capito quale tipo di promozione io posso dare. Allora, evangelizza credenza. Non so che cosa voglia dire. Nemmeno lanciare l'inquisizione so che cosa possa voler dire. Però siamo qua anche per provare, ragazzi, per cui facciamo questo tentativo e vediamo che cosa vuol dire evangelizza credenza. Sono scomparsi.
Che cazzo ho fatto? Si può sapere? Oddio, posso prendere un bonus in più? Cioè, è questo? Allora, permette la costruzione di cattedrali. Più 3 alla fede, uno slot arte religiosa. Ma non esiste. Ordine sacro, l'acquisto dei missionari. Più 1 alla diffusione religiosa dei missionari apostoli. Beh, no, questo non è male. L'acquisto dei missionari apostoli costa 30% in meno. La crociata, le unità militari guadagnano più 10 alla forza quando combattono. di combattimento. Scusatemi, vicino a città straniere che seguono questa religione. Ma questo? Assolutamente sì. Che bello sta cosa. Assolutamente. Che figata. Mamma mia, che cosa possono combinare questi? Facciamone comunque altri, anche se costano, ok. Un'unità tende ordini. E qua che cosa caspita facciamo? Ci sono diversi boschi qua in realtà, beh, voi potete anche intornare, iniziare a ritornare. Potremmo iniziare a sfruttare un po' questi anche di terreni. Questa è una pianura. E allora converrebbe venire qua e fare qua continuiamo su Mosca, fare una nuova, come si dice, dei nuovi campi. Ok, Mosca è diventata seguace dell'erbalismo, per cui adesso prendiamo questa. Allora, visto che nessuno romperebbe i maroni, io comincerei a puntare qua. Appena sarà pronta anche lo snodo commerciale, cominceremo a commerciare, ve lo dico. Anche con questa città. Ok, un'unità tende ordini. Qua ci sono gli inquisitori, eccoli lì. Allora, bisogna fare un attimo di attenzione. Puntiamo ad altre città? Per il momento io direi di sì. Allora, ci spostiamo e andiamo per esempio qua. Voi che cazzo gli faccio fare? C'è quel benedetto rischio, vi spostate un attimo più in giù, che li voglio tenere sott'occhio perché sono fuori dalla visuale. Questi stanno sparandosi. Ah, ok, sono ancora a combattere con i russi, va bene. Stanno ancora combattendo. Ok, questi si stanno spostando. E quindi mi potrei provare anche a riavvicinare. Poche cose create dall'uomo possono rivaleggiare con le meraviglie naturali. Perfetto. Allora, ci stiamo portando un po' alla pari. Io vorrei cominciare a pensare a questo, per esempio. Allora, possiedi due forti nel mio territorio. Ma io non so neanche come cazzo costruirli i forti, ragazzi. Allora. Apostolo, promozione disponibile. Ottiene più 3 diffusione religiosa extra se mosso per la prima volta in una casella adiacente a una meraviglia naturale. Non credo. Polemista, più 20 alla forza religiosa in combattimento teologico. Va bene. E per il momento rimani lì. Li spostiamo magari in questa casella. Qua possiamo scegliere una nuova produzione, io direi di stare proprio sulla biblioteca magari, oppure più due, mamma mia, queste sono cose che non ci interessano per il momento. La spia potrebbe essere una cosa, mamma cosa costa di oro? Costa tantissimo. Allora, proviamola però. Tanto
insomma, dobbiamo anche capirlo bene questo gioco, per cui la spia potrebbe essere una cosa interessante da fare. Ok. Qual è l'unità che attende ordini? Ah, ok, vabbè. Fortifica e guarisci. Vai avanti ancora di uno. Cazzo, è diventato islamico questo posto, per cui dobbiamo spostarci. Minchia, quante se ne stanno dando qua. Il Congo ha adottato la politica militare coscrizione. E beh, adesso deve puntare sia al militare. Allora, voi dovete venire fino a qua. E cerchiamo di ritornare un attimo in auge. Abbiamo la cavalleria qui adesso noi. E... ma la cultura, cioè, per il momento non mi interessa. Allora, che cazzo facciamo? Le mura rinascimentali sono un po' uno spreco attualmente. Qui la spia ad esempio non la posso fare, chissà perché la posso fare solo dall'altra parte. Potremmo fare un altro commerciante. Facciamo un altro commerciante, dai. Allora, fammi vedere un pochino questa cavalleria. Io la sposterei da questo lato. Ah, che figata, madonna di quanto si muove poi, tra l'altro. Mamma mia. Vai. Perfetto. Allora, un'unità tende ordini che è proprio l'apostolo. Allora, l'apostolo io comincerei a spostarlo da questa parte, perché vorrei che difendesse gli emissari. L'emissario adesso, per poco tempo ancora ci sarà questo emissario. Mamma, quante se ne stanno dando. Ma scusatemi, si stanno attaccando tra di loro. No, bastardo, questo era... non l'avevo visto. Vabbè, è ancora vivo, tanto io adesso lo utilizzo. Ok, la tecnologia, teoria scientifica, ha fatto un grande passo avanti. Non ho ben capito come sia successo, ma tutto va bene. Tutto ciò che è contrario alla natura è contrario alla ragione. E qualunque cosa sia contraria alla ragione è assurda. Allora, qua ci sono delle belle politiche, in realtà, eh. Ci sono delle belle politiche che secondo me varrebbe la pena di cambiare. Il 100% di resa in oro degli edifici distretti snodo commerciale potrebbe essere una bella cosa. E potrei sostituirla per esempio con questa. Ce n'erano altre, aspetta, che erano nuove, che non vedo più. Ah, liberalismo più uno, attrattiva in tutte le città con almeno due distretti specializzati. No, questo per il momento non mi interessa. C'è anche il 100% in più di scienza degli edifici distretti campus. Più uno cultura e più uno scienza dalle rotte commerciali internazionali potrebbe essere sostituito da questo, ad esempio. E direi che ci siamo, perché... qui abbiamo più due punti, grande scienziato per turno, che è quello che mi interessa, va benissimo per il momento. Ok, un nuovo progresso civico, contando che la Russia adesso c'è avanti. Sentite, qua ci sarebbero quattro turni. Facciamo questo. Ok, fortifica. E cosa ti devo dire? Tu mi devi diffondere religione. Ignora questa richiesta.
Perfetto. Tanto se ci entro in guerra lo apro. Come minimo lo apro. Facciamo la moschea, che è la nuova struttura, tra l'altro, che adesso io posso costruire per il tipo di religione che posso fare, per cui molto bene. Cosa abbiamo qua? Meraviglia completata. Pietro ha finito di costruire la grande meraviglia Petra. Va bene. Allora, nuova produzione anche qui. E anche qui possiamo fare la moschea, ad esempio, oltre alle mura antiche che non abbiamo neanche mai fatto. Allora, facciamo la moschea. A che punto siamo qua? Ma questo è già ritornato a essere erbalismo, così. Va bene. Va bene così. Allora, andiamo fino a qua. Mi serviranno però altri emissari. Cioè, altri missionari, scusatemi. Ne facciamo un altro, perché stiamo puntando tanto. Allora, qui ci sono degli inquisitori. Vediamo se saranno loro ad attaccarci. Allora, qui adesso facciamo le fattorie, che miglioriamo un pochino il cibo. E qua si conclude il lavoro dei nostri lavoratori. Ok. Un'altra unità attende ordini, che è quella della nostra cavalleria. Io la terrei proprio da questa parte, in protezione di Tebe. Ma anzi, sapete che la sposterei addirittura anche più avanti, in modo da avere una visuale migliore. Perché voglio vedere proprio il Brasile che cosa farà. Adesso andremo proprio a Rio de Janeiro a cercare di convertirla. Per cui sarà un lavoro piuttosto lungo. Ancora l'Islam. Ok, questi ci attaccano, quindi noi ci difendiamo. Wow, ok. Noi ci stiamo difendendo attualmente. Allora, facciamo un passaggio veloce da questa parte. Un'altra unità attende ordini. Io poi dovrò capire che cos'è. È perché devo essere in un territorio amico, giustamente. Allora, fortifica finché non guarirà. Adesso la mia città la andremo a a diffondere la religione, scusatemi. Spero che siano sufficienti questi, ma non ne sono più così sicuro, onestamente. Per cui sto spostando anche questi altri. Hanno fatto pace, ok, va bene, il Congo è stata fatta pace, con chi cazzo stava combattendo? Non era con Pietro, non era neanche con Tomiri, con chi cazzo stava combattendo? Bah, vabbè. Allora, come sempre, allora, questo commercio lo andiamo a fare... No, come sempre un accidente, perché stiamo già commerciando con quello, quindi dobbiamo scegliere un'altra possibilità. E io come altra possibilità potrei scegliere Seul, che mi dà anche più 2 alla scienza e 12 monete, per cui andiamo fino a qua. Ok. Mamma mia, qui abbiamo un lavorone da fare, altro che non mi bastano, no, tutti questi emissari non mi bastano. Coraggio, ne ho di lavoro qui da fare. Ok, qui abbiamo bisogno di una nuova produzione. Chissà come mai qua non posso, ma perché non ho un distretto, forse? Possibile. Richiede una popolazione di 10 o superiore. K
Cazzo, che questo mi dà due di fede. Però potrei fare un luogo santo io poi successivamente qui. È una bella lotta. Allora, in realtà, ragazzi, questa è una cosa, una richiesta che io vorrei lasciare a voi. Datemi voi un suggerimento. Io qua per fare il luogo santo nella nostra capitale devo avere una popolazione di 10 o superiore. Attualmente io ho 9 e ho bisogno di 72 ordini. Ah no, ma io le case ce le ho anche in realtà, per cui non mi servono nuove abitazioni probabilmente. Attenzione, aspetta. Probabilmente non mi servono. Ho 13 abitazioni per 9 cittadini. No, mi serve semplicemente eventualmente fare altri campi, per cui facciamo un costruttore, ragazzi, presto fatto. Ok, come non detto, ragazzi, allora io vi chiedo cortesemente, come sempre, di lasciare un pollicino in su, un commentino, un consiglio se qualcuno di voi conosce questo gioco e avete qualche suggerimento da darmi. Come sempre, sono ben accetti e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. State in campana. Alla prossima. Ciao ciao!